Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, ben ritrovati nella nostra Chiesa di Santa Maria delle Grazie per vivere un momento intenso di preghiera sotto la croce. La nostra redenzione è frutto del sangue della croce. Da essa germoglia e scaturisce il nuovo popolo dei salvati, la Chiesa di Cristo. Il Concilio Vaticano II così recita il numero 3 della Lumen Gentium. Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il Regno dei Cieli e ci ha rivelato il mistero di Lui e con la sua obbedienza ha operato la redenzione. La Chiesa, ossia il Regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita sono significati dal sangue e dall'acqua che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso e sono preannunziati dalle parole del Signore circa la sua morte in croce. Ed io, quando sarò levato in alto da terra, tutti attirerò a me. Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato, viene celebrato sull'altare, si rinnova l'opera della nostra redenzione. E insieme col sacramento del pane eucaristico viene rappresentata ed effettuata l'unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo. Tutti gli uomini sono chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del mondo. Da Lui veniamo, per mezzo Suo viviamo, a Lui siamo diretti. Ecco allora a quale verità richiama il segno della croce e che bisognerà riscoprire o riportare alla nostra piena consapevolezza. Da Lui veniamo, per mezzo Suo viviamo, a Lui siamo diretti, per crucem ad lucem. Guardando all'esperienza di Padre Pio che ha incarnato la spiritualità della croce, disponiamoci ora a vivere con fede questo momento di preghiera, accogliendo in mezzo a noi il segno della croce, ascoltando la parola di Dio ed elevando al crocifisso la preghiera sincera del cuore. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria, il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Signore, la nostra salvezza.
vita, la risurrezione. O albero della vita, che ti innalzi come un vessillo, tu guidaci verso la meta, o segno potente di grazia, nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Salvami, Signore, per la tua misericordia. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, tendi a me il tuo orecchio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Vieni presto a liberarmi, sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Quanto è grande la tua bontà, Signore.
la riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Da una lettera di Padre Pio a Padre Benedetto. Ma quando, Padre mio, finirà questo mio esilio? Mi dispiace, ma sono rassegnato al volere del cielo. Si adempiano pure su di me i divini disegni, purché il nostro caro Gesù ne resti glorificato. In certi momenti l'anima mia soffre assai, e se questo strazio non fosse di tanto in tanto interrotto da qualche momento di tregua, chissà che ne potrebbe essere di me. Sì, Padre mio, questo nostro pietoso Signore, nel più forte della prova, accorre sollecito. E qual padre amoroso che egli è, parmi di racconsolarmi e incoraggiarmi a sempre più correre nella via della croce. Soffro, è vero, ma intanto non mi dolgo, perché Gesù così vuole. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scende or dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.
allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo sfidare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. È una frase che può sintetizzare il mistero della croce, di un Dio che sceglie di toccare le nostre fragilità, la nostra parte più difficile da accettare. E soprattutto in un momento storico in cui oggi la figura del padre è fortemente messa in discussione e dove il figlio o i figli hanno un senso di smarrimento perché non hanno dei punti fermi, dei modelli a cui rifarsi, da imitare. Gesù Cristo diventa ed è da sempre il modello di riferimento per eccellenza. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Certamente la croce in se stessa non si deve mai cercare, non è qualcosa che uno deve andare alla ricerca. Il dolore fine a se stesso non porta a nulla. Ma nella nostra vita ci capitano degli imprevisti, ci capitano determinate situazioni, esperienze che ci mettono a dura prova. E magari in quel momento non riusciamo a comprenderne il senso. Guardare a Gesù sulla croce ci permette di accogliere, accettare, dare un senso a quello che sta accadendo. Pensiamo al momento del Getsemani, dove Gesù fa fatica ad accettare una volontà così pesante, così difficile. E penso ad ognuno di noi, chi ha un peso maggiore, chi minore, affrontiamo nella nostra vita e viviamo delle croci che difficilmente riusciamo ad accettare. Eppure la volontà di Dio passa proprio da lì. È difficile comprenderne la meta, ma proprio la via della croce ha reso perfetto la vita di Cristo, e proprio perché ha reso perfetto la vita di Cristo è diventato salvezza eterna. Anche noi possiamo diventare per gli altri, proprio come ha fatto Gesù Cristo, salvezza per qualcun altro. Vi siete mai chiesti, quando qualcuno vive una sofferenza grande nella propria vita, come fa a viverla, a portare la croce per tutto il tempo della sua vita? Un figlio dopo un incidente in un letto, una malattia difficile da accettare, un figlio che ti volta le spalle e non ti parla più, e così via. Solamente un abbandono fiducioso riesce nelle mani del Signore a donarti quella forza, quell'incoraggiamento che ti permette di non soccombere e di andare avanti, di perseguire quella via che evidentemente ti è piombata addosso senza volerlo, e devi viverla, non c'è alternativa. Allo stesso modo anche Padre Pio, nella lettera che abbiamo ascoltato verso Padre Benedetto, afferma tutta la sua fatica, dice: quando finirà questo mio esilio? Si interroga anche lui, eppure accetta
accetta non in maniera passiva, accetta donando se stesso in quella esperienza d'amore con il Cristo, perché il modello, l'unico modello di riferimento era Lui, il Figlio che ascolta il Padre, il Figlio che obbedisce, che discerne, che nella strada che compie pian piano comprende a cosa è chiamato. E vedete, oggi è difficile capire la nostra vocazione, a cosa siamo chiamati, quando improvvisamente ci ritroviamo a vivere delle esperienze di vita che non riusciamo a ben identificare, a dare un nome ai problemi che ci capitano, agli incontri che facciamo. Ecco, metterci in ascolto silenzioso davanti al crocifisso ci permette in qualche modo di accogliere quella grazia, quell'aiuto di cui Padre Pio parla proprio in questa lettera, dove dice che proprio nel momento più faticoso il Signore accorre sollecito e lo ha incoraggiato, lo ha consolato. Più il peso diventa maggiore e quindi la croce diventa pesante, più il Signore si fa presente. È un qualcosa di straordinario, perché la grazia di Dio non viene mai a mancare nel momento in cui noi ci affidiamo a Lui, ci abbandoniamo a Lui. E vedete, sulla croce abbiamo sentito Gesù Cristo si abbandona e tra l'altro dice: perché mi hai abbandonato? Quante volte siamo stati tentati di dire: ma io questa croce non mi va di portarla, ma perché mai devo vivere questo dolore di cui non capisco il senso? Perché mai le persone che incontro, tra l'altro, non mi comprendono per quello che sto vivendo, non mi ascoltano, addirittura mi insultano, mi deridono? E forse circa 2000 anni fa qualcuno sulla croce ha vissuto lo stesso dolore, lo stesso abbandono, lo stesso grido di chi non veniva ascoltato, di chi non veniva accolto. E basti pensare oggi ai tanti crocifissi che camminano nelle nostre strade, nelle nostre vite, e non ci facciamo caso. Sono i cosiddetti senza voce, che non hanno importanza o che non fanno notizia. Coloro che vivono negli ospedali, i migranti, chi vive una guerra che gli è piombata addosso e così via. Eppure quel grido di 2000 anni fa è ancora presente ed è forte. Ed è proprio quel grido, proprio quell'accettare fiduciosamente quella croce, che ha permesso a quel centurione, che era lì quasi come uno spettatore, quasi come l'ultimo arrivato che non sapeva che cosa stesse accadendo, che si accorge di quel volto sulla croce e dice: davvero costui era figlio di Dio. E allora essere figlio significa veramente abbandonarsi fiduciosamente in una chiamata che è più grande di noi, evidentemente, che non riusciamo a capire, ma accoglierla, accettarla, mettersi in ascolto è tutto quello che può essere fatto. Mettersi lì a farsi domande, a cercare di capire perché è accaduto tutto un problema, una sofferenza, diventa veramente difficile, quasi impossibile. La croce, Gesù ci insegna, va accolta. Non ci riusciamo facilmente e subito, ma è un cammino da fare, forse l'unico che apre la chiave per la nostra conversione e che ci porta veramente vicino a Lui. D'altronde, il messaggio più importante, l'immagine dell'amore più autentico e più vero è questa. Non ce n'è un'altra. È l'immagine più vera dell'amore, di colui che, pur non avendo peccato,
pur non avendo commesso nulla di sbagliato, è morto per amore per ognuno di noi, ha donato la vita. E tanti lo fanno ancora oggi, e spesso ci chiediamo: ma che male ha fatto quello lì per finire su un letto di dolore? Che male ha fatto quello lì per ritrovarsi poi per strada a bucarsi, a prendere la droga? O che male ha fatto quello lì per un errore a trovarsi in carcere, a pagare la colpa di qualcun altro e quindi è innocente? Tanti crocifissi ci passano accanto eppure non li riconosciamo. Abbiamo il bisogno, la necessità di riscoprirci figli di Dio, perché è questa la nostra vocazione. Siamo chiamati ad essere figli di Dio nel momento in cui saremo imitatori di Gesù Cristo, e siamo chiamati ad imitarlo soprattutto nell'amore autentico, totalmente donato. Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è rancore e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Nada ti turbe, nada.
Il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve tornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Nulla ti turbi. Signore Gesù, crocifisso per amore e risorto per noi, ti chiediamo questa sera di essere particolarmente vicino e, se nella tua volontà, di guarire quanti sono colpiti da varie e gravi malattie. Ti preghiamo per Alessandro, Alice, Angela Lucia, Angelica, Antonello, Antonietta, Antonio, Carlo, Cristiano, Dalia, Dominique, Elia, Elisabetta, Emilio, Enza, Federica, Filippo, Francesco, Franca, Gaetano, Gennaro, Gianni, Giovanni, Giuseppe, Giusi, Grazia, Guido, Elene, Immacolata, Lorena, Luca, Luciano, Luigi, Marinella, Mario, Matteo, Michelangelo, Nella, Ninfa, Orlando, Pietro, Raffaela, Remigio, Remo per un trapianto, Romina, Rosalba, Salvatore, Samantha, Silvana, Simone, Teresa, Tonio. Ti affidiamo tutti coloro che hanno subito o dovranno sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico: Francesco, Ida, Maurizio, Michele, Michele Biagio, in particolar modo per i piccoli Alessandro,
Alessandrina. Eleviamo per tutti loro con fiducia e speranza la nostra preghiera e ci affidiamo alla Tua misericordia e alla Tua volontà, sicuri che solo Tu puoi veramente sanare e guarire ogni malattia. Signore Gesù, vero amico dei piccoli, benedici e proteggi tutti i bambini ammalati. In particolare ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per Chiara di un anno, Aida, Marta, Carmen Vittoria di 3 anni, Pierfrancesco di 4 anni, Elena di 5, Vittorio e Pietro di 6 anni. Gioia di 7 anni, Simone e Mattia di 8 mesi, Alessandra di 10 anni, Paola di 14, Eliana e Samantha di 15 anni, Luca di 16 anni, Samuele di 18 anni, Giuseppe di 17. Dona inoltre tutta la forza necessaria e la Tua consolazione ai genitori, chiamati ad affrontare insieme ai loro piccoli la difficile prova della malattia e della sofferenza. Signore Gesù, Redentore e Salvatore nostro, conforta e proteggi tutti coloro che si affidano a Te. In particolare, sii vicino con la Tua protezione ai piccoli Etienne, Grazia, Marianna di 4 anni, Mattia di 5 e Giacomo di 14 e alle persone che a Te si sono affidate. Ti preghiamo per Alba, Alessio, Alviero, Andrea, Anna, Barbara, Camilla, Carmela, Katia, Klaus, Cruz, Dan, Degan, Diletta, Dimitri, Domenica, Eliana, Giorgios, Don Giorgio, Fra Gianluigi, Giulia, Giovanna, Giulio, Ingris, Livio, Luciana, Luz, Maria Lea,
Maria Luisa, Maria Dolores, Mariella, Matteo, Mimmo, Natalia, Olga, Orietta, Patrizia, Pietro, Raffaella, Roberto, Rosa, Rosalia, Samantha, Sebastiano, Tamara, Tindara, Valentina, Victor, le famiglie Borromeo, De Luca, Ofria, Pavan, Maria Grazia ed Enrico con le loro famiglie. Te li affidiamo perché con la forza del tuo spirito siano saldi nella fede e forti nelle prove della vita. Signore Gesù, che sei la via, la verità e la vita, non far mai mancare la speranza per un domani migliore a quanti sono in cerca di un posto di lavoro o che sperimentano la precarietà di un impiego saltuario o il timore di un licenziamento imminente. Ti preghiamo per Christian, Donatella, Federica, Felice, Francesco, Milena, Simona, Simone. Illumina inoltre il cammino nel percorso di studio di Francesco, Roberto, Salvatore, Suor Lidia, Tania, Peter, Fra Giuseppe, insieme a quello di tutti gli studenti. Fa che si sentano sostenuti nelle loro scelte ed aiutati dalla testimonianza e l'impegno degli adulti, in modo da intravedere prospettive migliori per il loro futuro. Crucem tu. Signore Gesù, per intercessione della Tua e nostra Madre Celeste, la Vergine Maria, accogli le preghiere e le suppliche che innalziamo per tutte quelle coppie di sposi che nutrono il sogno di accogliere il dono dei figli e di realizzare in pienezza il sacramento che li ha costituiti come famiglia. In particolare, per Cristina e Roberto, Fabio, Martina, Paolo, Caterina, Stefania e Francesco, Anna Maria ed Emanuele, Enza e Nando, Geltrude e Nicola. Ti preghiamo anche per la pace e la riconciliazione familiare di Adriana, Aldo, Alessandra, Amodio e Mia, Andrea e Letizia,
Pasquale e Paola. Accogli insieme a queste intenzioni le suppliche di tutte le famiglie in difficoltà, perché risolvendo nel dialogo le diverse problematiche quotidiane, sperimentino nella verità di essere piccola chiesa domestica, cellula fondamentale del corpo mistico di Cristo e della umana società. Crucem tuam adoramus Domini, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et glorificamus resurrectionem. Signore Gesù, risanatore di ogni male, ascolta la preghiera di chi ti invoca per ottenere la guarigione della mente e del corpo. Ti affidiamo le intenzioni che ci sono giunte per Anna Lucia, Calogera, Cristian, Claudio, Dani, Esmeralda, Francesca, Giorgio, Marisa, Michele, Mimma, Sara, Silvia, Intara e Vinicio e la famiglia Briganti, Giovanna. Sii per loro speranza e conforto nella sofferenza, fonte di luce per trasfigurare il momento della prova in grazia rigenerante. Avvolgili nel manto della tua misericordia e della tua potente mano, e risollevi dalle pene del corpo e dello spirito. Crucem tuam adoramus Domini, resurrectionem tuam laudamus. Al tuo cuore misericordioso, o Signore Gesù, affidiamo le nostre preghiere, perché tu possa concedere il dono della fede a quanti non ti conoscono o si rifiutano di alzare il loro sguardo verso di te. Ti chiediamo inoltre di attendere con amore paziente i tanti tuoi figli che hanno abbandonato la tua casa, inseguendo illusioni e raccogliendo delusioni tra le seduzioni del mondo. Ascolta anche le preghiere che ti rivolgiamo per Alessandro, Annalisa, Antonino, Ariella, Cinzia, Consuelo, Davide, Elisa, Gabriele, Girolama, Giuseppe, Maria Luisa, Pierantonio, Raffaele, Sara, Suor Chiara, Suor Daniela, Umberto, Valentina, Vito e la famiglia Bologna. Continua a bussare insistentemente al loro cuore finché non avranno compreso che solo nel tuo amore conquista un senso la loro esistenza e possono trovare quella felicità autentica che riempie il cuore anche nelle prove della vita. Cruz.
Lucem tuam adoramus Domini, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et glorificamus Signore Gesù, che sei datore di ogni bene, accogli le preghiere di ringraziamento di Filomena e Sebastiano per il loro 25° anniversario di matrimonio, Anna Maria e Giuseppe per il loro 60° anniversario di matrimonio, di Emanuele per la grazia ricevuta, per Loredana, Sabrina, Andrea e Sofia. Ascolta anche tutte le invocazioni di ringraziamento che ti innalziamo a nome di quanti si sono affidati alle nostre preghiere e hanno già sperimentato la potenza della tua grazia e misericordia. Dona loro sempre il tuo aiuto, la tua pace e la tua consolazione. Crucem tuam adoramus Domini, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et glorificamus Signore Gesù, tu che hai detto chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Concedi il dono della salute ad Adelina, Agostina, Agostino, Alba, Alessandro, Angelo, Anna Chiara, Anna, Annalisa, Anna Maria, Antonella, Arturo, Beatrice, Benedetta, Bettina, Bina, Brunella, Capetti, Carmelo, Carmen, Caterina, Chiara, Clara, Cristoforo, Daniela, Dario, Davide, Domenico, Donatella, Elena, Eleonora, Elisa, Elvea, Elvira, Emma, Ennio, Epifanio, Eugenio, Fabio, Francesco, Francesco Paolo, Franco, Gabriele, Galileo, Gasparre, Gianluca, Gianna, Giuliano, Giuseppina, Giusi, Grazia, Erley, Hugo, Iole, Isabella, Jean, Leonardo, Leonel, Lina, Livia, Lorenzo, Luca, Maria Pia, Maria, Maria Grazia, Maria Stella, Maria Paola, Marisa, Massimo, Mauro, Melina, Gana, Nicla, Nives, Noemi, Roberta, Roberto, Rosa, Rosaria, Rossella, Rosetta, Rossana, Padre Leonardo, Paola, Patrizia, Pietro, Pina, Raffaele, Rina, Rita, Rossella, Ruggero, Santino, Sara, Saverio, Settimo,
Silvio, Simona, Stefano, Thomas, Umberto, Veronica, Vincenzo, Nico, le famiglie Verrazzani, Bellucci, Pinna e Giorgi, e per la salute di tutti gli ammalati. Ti preghiamo ancora per il gruppo di preghiera Padre Pio di Pontedera, per gli ammalati e coloro che si sono affidati alle preghiere, per Roberto in rianimazione, per la famiglia Gherardi Mauro, Gabriele, Gianfranco, per le famiglie Birga, Baroni. Ti preghiamo per la parrocchia di Chianni, per le famiglie Barsotti, Pamela, Meini, Serena, Meini, Viola. Ti preghiamo per Roberta, Rita, Daniela con artrite deformante, per Rita, Pier Michele, Gabriele, Mauro, Gianfranco, Donatella, Leonardo, Viola Maria e Keti. Ti preghiamo per Don Michele, Don Ilario, Don Gianni, Don Nicola. Ti preghiamo per Tina, Viviana, Bruna, Lidia, Lorena e la sua famiglia. Per la famiglia Bruscoli Monti. Affidiamo a te, Signore, Evelyn, Rangit, Teresa, Susan, Tranquilino, Giusi, Lilibet, Heddy, Castel, Edman, la famiglia Bourbon, Yolanda, Jonathan, Elsie, Frances e Nelson. Ti preghiamo per Laura, che ha subito un intervento, e il marito Michele, Francesco e Consiglia, Nona e Davide. Ti preghiamo per Flora, Giulietta, Roberto, Valentina da Rovigo, Stefano, Don Giovanni, Maura, Giovanna, Michelangelo, Grazia, Filomena, Gigliola, Maria Elena, Pina e Filippo, Rossella, Maria Diletta e Pasquale, Silvana, Rosa, Nadia, Maria Rosaria, Franca, Tonia, Caterina, Imma, Yassin, Antonio, Antonia, Anna, Anna Maria, Antonella, Antonina, Loredana, Matteo, Rodolfo e Rachele, Mirella, Maria Grazia. Crucem tuam adoramus, Domine, resurrectionem tuam laudamus, Domine, laudamus et glorificamus resurrectionem. Ti preghiamo, Signore, per il personale sanitario di Casa Sollievo,
e per quanti si adoperano per il bene e la guarigione dei pazienti. Ti preghiamo per tutti i pazienti presenti in Casa Sollievo. Ti preghiamo per i carcerati, soprattutto per coloro che si sono allontanati da te per un errore, per incomprensione, per fame. Ti preghiamo per coloro che sono sui cigli delle strade, nei crocicchi delle vie, per tutti coloro che passano la notte per dare un senso alla propria vita, illudendosi di vivere una felicità che può portare alla morte. Ti preghiamo per tanti giovani che si perdono senza avere te come punto di riferimento. Ti preghiamo per la pace nel mondo, per tutte le nazioni, gli stati che vivono conflitti a scapito della povera gente. Ti preghiamo per i poveri, ti preghiamo per coloro che non riescono a trovare un senso alla propria vita, per gli anziani lasciati dai loro figli. Ti preghiamo per i religiosi e le religiose, per i sacerdoti, per il Papa, per la Chiesa. Ti preghiamo soprattutto per coloro che vivono un momento di crisi, di smarrimento, perché guardando alla tua croce possano ricordarsi quel sì detto con entusiasmo, con gioia, e ritrovare il senso della propria donazione totale a te. Piedi. Preghiamo. Signore nostro Gesù Cristo, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina, crocifisso insieme con te, ti chiediamo e ti supplichiamo di esaudire tutti coloro che questa sera si sono affidati alle nostre preghiere.
Diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il suo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Padre Santo, che nella croce del tuo Figlio hai posto la sorgente e la causa di ogni grazia e benedizione, assisti con amore noi, tuo popolo, e l'intera umanità. Fa che, aderendo costantemente in questa vita al mistero della passione, raggiunga la gioia eterna del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia. Don't consider.